benvenuti al terzo Astro Cocktail di Polaris, l'astronomia all'ora dell'aperitivo. Vi siete mai chiesti quanti sono i crateri della Luna e quanti ne possiamo vedere con i nostri occhi? Sono tantissimi, migliaia e migliaia, da quelli più piccoli, appena percettibili, a quelli più grandi, con il diametro di alcune centinaia di chilometri. Questa sera vi proponiamo un'osservazione della Luna fatta al telescopio. Accompagnati e guidati da Mirko Massone, socio di Polaris e entusiasmato e appassionato di osservazione del cielo, esploreremo la Luna, il corpo celeste più vicino a noi. Usando il suo telescopio, Mirko ci mostrerà la superficie del nostro satellite, mostrandoci crateri, mari e montagne, come si possono vedere dalla città e dal proprio balcone. Prima di passare voce e video a Mirko, vi ricordo che potete trovare gli aggiornamenti sulle nostre attività sulla pagina internet www.astropolaris.it e sulla pagina Facebook Astropolaris Genova. E sorseggiando il mio aperitivo, vi auguro una buona visione e una buona serata in nostra compagnia. Ciao ciao! Buonasera, sono Mirko Massone, sono un socio Polaris e questa sera con Polaris vogliamo proporvi una serata a tema astronomico. In particolare il tema sarà l'osservazione della Luna. Perché proprio stasera? Beh, perché stasera la Luna presenta, diciamo per così dire, il terminatore a circa 50%. Questo vuol dire che la Luna noi la osserveremmo, se guardiamo fuori con i nostri occhi, illuminata circa metà, vedremo mezza luna illuminata e l'altra mezza al buio. In queste condizioni la luce solare che passa tangente sulla superficie della luna proietta delle ombre lunghissime del suolo lunare e di tutti i picchi che costituiscono il suolo lunare, i vari crateri, le montagne, le Alpi, le rime e addirittura anche i mari. Ecco, tutte queste soluzioni morfologiche nel terreno lunare noi potremo osservarle al massimo del dettaglio possibile proprio oggi. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto questa serata. Come lo faremo? Lo faremo con l'ausilio di un telescopio. Il mio telescopio rifrattore è un William Optics, è un modello Z73, è un 73 mm di apertura, 430 mm di lunghezza focale, un rapporto tra lunghezza focale e diametro di apertura di circa 5.9, quindi un rapporto relativamente veloce. Per i tecnici significa, sapete benissimo, che si può fare un uso piuttosto proficuo di questo telescopio per la fotografia astronomica, l'astrofotografia e l'acquisizione di filmati planetari, con grande dettaglio. Come faremo tutto questo? Come vi proporremo la Luna? Ve la proporremo attraverso l'uso di una camera astronomica e quindi di un computer. Quindi quello che vedrete voi sarà un video commentato dal sottoscritto che riguarda proprio le riprese lunari che il nostro telescopio sarà in grado di proporci attraverso l'utilizzo di una camera astronomica. Useremo una camera astronomica perché gli occhi della camera astronomica, cioè i suoi sensori, sono estremamente sensibili, molto più sensibili di quelli che sono gli occhi umani e di conseguenza sarà possibile osservare con i suoi occhi decisamente più sensibili e in certe condizioni sono anche in grado di raccogliere frequenze luminose che i nostri occhi non sono in grado di raccogliere e quindi sono in grado di darci dei dettagli, una dovizia di dettagli sia per gli oggetti del cielo profondo che nel caso della serata per la Luna che con i nostri occhi comunque non saremo in grado di cogliere. Vi faccio vedere lo strumento che andremo ad adottare, uno strumento diciamo rifrattore. La linea ottica è quella tipica che usarono anche Newton e Galileo e quindi è uno strumento diciamo noto fin da centinaia di anni ma molto molto efficace. Questo strumento è, come dicevo, uno strumento montato su montatura equatoriale, ci consentirà di inseguire molto precisamente la Luna e quindi di dare a voi la possibilità di osservarne i dettagli senza perdere di vista appunto l'aspetto tecnico. Questo è l'oggetto più importante in questo caso, oltre naturalmente al tubo ottico
Qui entra la luce raccolta dal telescopio attraverso questo tubo e attraverso le lenti che contiene il tubo. Il piano focale viene portato fino a qua, dove viene messo a fuoco l'oggetto inquadrato. Qui c'è il sensore, ci sono i sensori della telecamera. La telecamera è una camera astronomica monocromatica che porteranno attraverso questo cavo, porteranno tutte le informazioni digitali sul nostro computer e quindi saremo in grado di osservare quello che osservano gli occhi della telecamera, cioè quello che osserva il telescopio. Perché è estremamente utile, peraltro anche tecnicamente affidabile uno strumento del genere? Perché ci consente di fare pose, di soffermarci anche parecchio sul soggetto che stiamo inquadrando. Quindi, nonostante il movimento apparente della Luna, noi attraverso il computer vi potremo far vedere, vi potremo far osservare quelli che sono i dettagli della Luna e quindi crateri e quant'altro attraverso l'uso di un software planetario tipo questo. Questo si chiama K-Stars, ma un altro va benissimo. E attraverso questo software voi, e attraverso anche il software di acquisizione delle immagini della telecamera, voi potrete apprezzare al massimo appunto i dettagli che il telescopio sarà in grado di offrirci. Quindi io non faccio altro che dirvi che vi aspetto questa sera. Cercheremo di dare qualche informazione ai limiti delle nostre capacità, non entreremo troppo nel tecnico. Primo perché sarebbe pesante, in secondo luogo perché non sarebbe neanche necessario. Osserveremo con curiosità, con ammirazione e con fascino quello che gli occhi della telecamera astronomica attaccata al telescopio saranno in grado di proporci. Quindi io vi aspetto questa sera con Polaris. Cercate di venire in tanti a osservare questa meravigliosa luna. Speriamo che il meteo ci assista e buona serata a tutti e vi aspettiamo per la serata a tema luna. Mirko Massone, Polaris, vi saluta. Ciao ciao, a stasera. E bentrovati ragazzi, finalmente siamo arrivati alla serata che era necessario aspettare e quindi adesso facciamo questo Astro Cocktail con Polaris. Come vi ho detto qualche ora fa, era necessario un po' fare un po' di preambolo, eccetera, eccetera, ma il tema della serata sarà la Luna. Si tratta di un Astro Cocktail, l'abbiamo chiamato così. Sarà una cosa abbastanza breve, vi voglio far vedere qualcosina della Luna vista con gli occhi del telescopio e soprattutto della camera astronomica, che come vi ho raccontato poche ore fa è una camera ad alta sensibilità. Bene, bando alle ciance, passiamo subito all'osservazione della Luna e di ciò che la Luna ci propone in questo momento. Dunque, si tratta di osservare come viene proposta in questo momento la Luna. E poi, naturalmente, ne parleremo. Vi condivido lo schermo. Ecco qua. Immagino che voi riusciate a vederla. Direi, secondo me, direi di sì. Io credo proprio di sì. Guardate che meraviglia! In questo momento la Luna non è ancora, a dire la verità, non riporta ancora il terminatore a metà, quindi diciamo, vedete la linea di ombra che demarca appunto la luce e l'ombra, che è quella diciamo determinata dal Sole che in maniera tangente in questo momento, in questa direzione, il Sole illumina la Luna e siccome è abbastanza tangente alla superficie della Luna, dal nostro punto di vista naturalmente, la Luna è osservabile nei dettagli molto molto belli che offre. Adesso naturalmente andiamo a ingrandire il dettaglio per cercare di osservare bene i crateri, guardate che meraviglia, e i mari, guardate i mari. Queste zone scure sono i mari, gli oceani chiamati mari. Questo potrebbe essere il cratere Plato, non ne sono sicurissimo, sono
Questi crateri che vedete sono centinaia di chilometri, sono almeno 100-150 chilometri di diametro, quindi non sono oggetti piccoli, sono crateri da impatto. Voi sapete, la Luna è un oggetto che ha subito nei miliardi di anni una quantità innumerevole di impatti da asteroidi. Naturalmente, a differenza della Terra, che è un pianeta vivo, la Luna presenta la sua superficie direttamente agli impatti di qualsiasi oggetto arrivante dal cielo profondo e soprattutto non ha un'atmosfera come la Terra. L'atmosfera, a causa della sua densità, offre un attrito importante agli oggetti che ad alta velocità arrivano verso il pianeta Terra e quindi, soprattutto se piccoli, si incendiano prima di, e quindi si sbriciolano, si distruggono prima di entrare direttamente a contatto con il suolo o con i mari, gli oceani terrestri. In estate sono molto famose, per esempio, le stelle cadenti, cosiddette, no? Ecco, non sono altro che sostanzialmente pietruzze provenienti da una certa zona del cielo che in estate chiaramente. Proprio perché è la stagione giusta, nel senso che il cielo è messo, siamo messi noi rispetto al cielo in maniera un po' particolare, la visibilità di questi oggetti che a contatto con l'atmosfera appunto si incendiano è piuttosto probabile, soprattutto nelle sere di agosto, sappiamo, no? Ecco, guardate che meraviglia il dettaglio di quello che stiamo osservando. Vedete, guardate la Luna qua. Questo dettaglio sui crateri, vedete? Guardate questo tris di crateri meraviglioso. E qui c'è il terminatore che abbiamo detto essere appunto la linea di confine tra ombra e luce, ok? Perché è più bello osservare la Luna così? Guardate che meraviglia il dettaglio di questi crateri con le loro ombre, che definiscono in maniera molto precisa la profondità del terreno, le asperità del terreno. Tenete presente che questi crateri possono essere profondi anche alcuni chilometri, quindi non stiamo parlando di buchetti, stiamo parlando di buchi da impatto sul suolo lunare che hanno prodotto una fusione dello strato superficiale della regolite, della superficie lunare, di questa polvere che costituisce sostanzialmente la superficie lunare e che fondendosi cristallizza all'istante a causa delle temperature molto basse che ci sono sulla Luna. Fonde per impatto, ma subito dopo cristallizza e si ottengono spesso delle eruzioni, diciamo, tipo queste. Guardate che meraviglia, è l'effetto goccia. Quello che voi otterreste, adesso ve lo ingrandisco, quello che voi otterreste se gettaste un sasso in uno stagno, no? Voi gettate il sasso nello stagno, lo stagno è un elemento vivo, quindi la goccia risale, appunto richiamata da questa elasticità del mezzo che è appunto l'acqua, risale e l'effetto per i crateri è un po' lo stesso. Vedete che molti crateri riportano questo punto centrale, diciamo in rilievo. Vedete questa zona, anche questa, vedete, guardate qua. Guardate che meraviglia qui, il dettaglio in queste zone più verso il polo sud lunare. Il polo sud lunare è decisamente più interessante, cioè tutte le zone della Luna sono interessanti, però il polo sud lunare in particolare lo è perché consta di moltissimi crateri. Voi sapete che la Luna ruota attorno a se stessa per la verità, anche attorno alla Terra, esattamente nello stesso tempo, sostanzialmente. Quindi ha un periodo di rivoluzione attorno alla Terra di circa 29 giorni, ruota attorno a sé più o meno nello stesso tempo, di conseguenza il motivo per cui noi vediamo sostanzialmente sempre la stessa faccia della Luna è dovuto proprio a questo fatto, al fatto che la Luna presenta, ruotando in tempo reale, attorno al proprio asse,
presenta sempre la stessa faccia a chi la osserva da terra, perché nel frattempo ruota anche con la stessa velocità attorno alla terra. Quindi noi sostanzialmente, nella migliore delle ipotesi, osserveremo circa il 59, 55, 59% della superficie della Luna, quindi un pochino più della metà della Luna. Non vedremo mai sostanzialmente la superficie al di là, quella esposta verso il sistema solare esterno, e peraltro quella superficie è la più diciamo interessante. È stata scoperta per la prima volta, se non ricordo male, dai russi nel 1959 forse. È stata fatta inviata una sonda russa che ha sostanzialmente fotografato il lato oscuro della Luna. Se non ricordo male, è partita nel gennaio del 59, non potrei dire una cosa non precisa. E in ogni caso questa sonda russa ha comunque mappato, fotografato, inviato le prime fotografie di una zona della Luna che nessun uomo aveva mai visto prima. Ecco, io ve ne faccio vedere alcune perché le ho. Per esempio, ecco, il polo sud e sostanzialmente anche la zona della Luna che nessuno ha mai visto è esattamente quella che adesso cercherò di farvi vedere. Se ho modo di condividervela, cercherò di fare in modo che questo accada. Vediamo se riesco a farvi vedere il polo sud della Luna e in particolare tutta la zona sostanzialmente la superficie, quella che viene chiamata il lato oscuro della Luna e che nessuno di noi sostanzialmente ha mai visto. Vediamo se riesco a farvi vedere questa cosa. Ecco. Ve la sto condividendo, quindi dovreste vederla. Ecco, vedete, quella zona cerchiata di rosso è la zona con più alta concentrazione di crateri di tutta la Luna, cioè praticamente è una zona di impatto molto importante. È evidente che la parte esterna della Luna è stata più impattata dagli oggetti provenienti dal cosmo perché è più esposta, perché la Luna questa faccia la espone fronte noi, quindi cioè questa è la faccia della Luna che si espone all'esterno e che ci difende da impatti provenienti in direzione della Terra. E quindi è evidente che si è beccata questa zona della Luna moltissimi, moltissimi impatti. Vedete come sono grandi questi crateri, sono enormi. Se voi pensate che la Luna ha un diametro, se non ricordo male, di 3.700 km, se non mi sbaglio, ecco, questi sono crateri da 500 km di diametro, quindi sono veramente molto, molto grandi. Ecco, per tornare alla nostra Luna, è necessario andare un po', a osservarla un pochino più nel dettaglio. Adesso, la combinazione, la montatura mi fa qualche scherzetto, ma la riportiamo subito indietro. Eccola qui, guardate che meraviglia. Noi stiamo osservando la Luna attraverso una camera astronomica che, come vi ho spiegato qualche ora fa, è una camera estremamente sensibile, quindi ha gli occhi che noi non siamo in grado di mettere sul campo per cercare di osservare ad occhio nudo, diciamo, quello che osserva questa camera. E noi possiamo anche ingrandire molto questo modo di osservare, quindi possiamo entrare ancora di più nel dettaglio. Stiamo osservando con rifrattore apocromatico con lenti diciamo, un materiale molto molto pregiato che garantisce un'ottima qualità visiva. Vedete questo strano rimbollire della Luna? Ecco, questo strano rimbollire ve lo faccio vedere perché altrimenti non avete chiaro. Ecco, ve la faccio vedere subito. Eccola qui. Questa è la Luna che state osservando.
Ebbene, questo strano ribollire nell'immagine non è altro che la perturbazione atmosferica, in particolare l'aria calda, il movimento di aria calda e aria fredda in atmosfera, quindi è percepito ovviamente come una turbolenza. La soluzione ottica, lo schema ottico raccoglie tutta la luce proveniente dalla Luna e di conseguenza ne raccoglie tutti i dettagli, ma è evidente che maggiore è la sensibilità di questo strumento, maggiore è la qualità dal punto di vista ottico e maggiore è anche la qualità delle immagini che ci è in grado di offrirci. Detto questo, è chiaro che come tutti gli strumenti ottici raccoglie tanta luce, ma raccoglie anche quelli che sono i disturbi introdotti dall'atmosfera. E uno dei principali disturbi introdotti dall'atmosfera è proprio questa sorta di turbolenza, di movimento continuo del soggetto che stiamo inquadrando. Tenete conto che la montatura in questo momento sta inseguendo in maniera abbastanza precisa con la Luna, con il telescopio lo sta facendo abbastanza precisamente, ma non è montato, non è stato fatto un setup sulla polare, quindi in realtà sta inseguendo in maniera diciamo abbastanza grossolana, può fare molto meglio. Ogni tanto qualche colpo di correzione attraverso questo strumento che voi vedete è assolutamente necessario, quindi noi lo facciamo, lo usiamo e si può fare. Lo strumento software con il quale io sto acquisendo queste immagini è ASICAP, che è appunto un acronimo che vuol dire ASI Capture, che significa sostanzialmente un prodotto della ASI, che è la marca della camera astronomica, adatto a fare la capture delle immagini, dei video relativi ai pianeti, alla Luna, eccetera, eccetera. Poi c'è un altro componente che invece è necessario per il cielo profondo, quindi per oggetti tipo galassie, nebulose ad emissione, nebulose a riflessione, ammassi stellari, stelle variabili, tutti gli oggetti nel cielo profondo. E poi c'è un altro strumento software che è in grado anche di impilare queste immagini. E quindi la tecnica con la quale si riesce a realizzare delle ottime immagini di ciò che stiamo vedendo è sempre una tecnica che basa sostanzialmente diciamo, la riuscita dell'immagine finale, del fotogramma finale, sul fatto che si faccia un video. Adesso vi faccio vedere come facciamo. Noi costruiamo di fatto un video di queste, di questa. Di questo tris di crateri, per esempio, lo selezioniamo, costruiamo un video di un tot di frame che adesso decidiamo quanti sono, quanti saranno, ok? Vedete che abbiamo selezionato solo la zona che ci interessa. Diciamo 2000 frame, vedete? Stiamo selezionando qua sotto proprio i 2000 frame. Ok? E diamo via. A questo punto la nostra camera astronomica sta registrando a circa 50 frame al secondo, 2000 frame. Quindi impiegherà pochi secondi per realizzare un'immagine, o meglio, un video di questo soggetto, che è costituito da 2000 frame. A questo punto, offrendo in pasto ad un strumento software particolare questo video, saremo in grado, successivamente di elaborare questo video e far diventare questo video un'unica immagine. E naturalmente la qualità di questa immagine è decisamente molto molto alta, perché il risultato finale, la sovrapposizione a discrezione mia di quanti io voglia fotogrammi, e quindi io sono in grado al software di dire tirami fuori una percentuale di fotogrammi, che ne so, il 10%, il 5%, il 3%, quello che desideriamo. Del video acquisito, quindi siamo in grado sostanzialmente di prendere il meglio, non il 10% preso a caso, ma il miglior 10% di tutti i frame, no? I frame non sono altro che scatti, fotogrammi,
esattamente come la pellicola di una volta, la pellicola cinematografica, no? Quindi ciascun scatto rappresenta un frame, di conseguenza in un video coordinato di 2000-3000 frame, naturalmente avremo a disposizione un certo numero di scatti, tanti scatti, e di conseguenza avremo a disposizione anche la possibilità di scegliere i migliori. Guardate che meraviglia, qui c'è un mare che credo sia. Adesso non saprei dirvi, non vorrei confondermi e dirvi delle sciocchezze. Allora, questo è il cratere Plato, questo, credo. E guardate che meraviglia questi crateri qua, verso nord, il nord della Luna. Ci spostiamo piano piano, andando a osservare sempre con grande dovizia di particolari. Guardate queste creste che formano di fatto questi grandi mari, no? Okay? Che furono probabilmente anche loro dei crateri da impatto molto violenti, molto grandi, ma poi furono sommersi da materiale, diciamo, risulta da altri impatti, perché queste polveri comunque da impatto si depositano nuovamente sulla superficie della Luna. E vedete il cratere, alcuni crateri, per esempio come questo, hanno questi baffi di materiale espulso durante l'impatto che ha rotolato ancora per molte centinaia di chilometri, e quindi abbiamo la possibilità di osservare anche questi crateri. Il cratere Tycho ne è una caratteristica molto particolare, è qui nell'ombra e lo si vedrà nei prossimi giorni. In questo momento forse la parte più interessante è un po' questa in basso, vedete? Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia questi, come vi raccontavo quando vi ho presentato la serata, questo astro cocktail a base di luna. L'idea era quella di darvi un po' una sensazione di grande stupore davanti a questa meraviglia. Guardate questi crateri, ricordiamoci, questi crateri sono giganteschi, stiamo parlando di crateri dell'ordine di 100 km di diametro, quindi. Qualcuno dice: ah, ma col telescopio si può vedere la bandiera degli americani dove sono atterrati? No, non si può vedere, ok? Con nessun telescopio da terra si può vedere. So che Hubble ha fatto delle riprese della zona dove gli americani sono atterrati, che era il mare della tranquillità, se non mi sbaglio, e credo che abbia fatto delle ottime riprese. Ma Hubble è un telescopio spaziale, è in orbita intorno alla Terra, ma un'orbita lontana, non ha il mezzo dell'atmosfera davanti, quindi è in grado di fare, e inoltre ha uno specchio, se non ricordo male, di 1,5 m, quindi comunque ha una qualità dal punto di vista delle immagini, ciò che può acquisire, è veramente notevole, un ingrandimento incredibile, e so che ha fatto questo tipo di attività. E quindi, diciamo, in questo momento non sono in grado di dirvi dove siano allunati gli americani. Vi posso far vedere invece però un dettaglio importante che invece di cui effettivamente dispongo, che è dove sostanzialmente è nato il primo luogo di atterraggio, cioè dove è stato stabilito il primo luogo di atterraggio, ok? E quindi dove sono arrivati gli americani con la missione Apollo 11. Ve la voglio far vedere, è questa, e credo che sia interessante da osservare perché così magari vi rendete conto. Ecco, non so se la vedete, sì, forse, ok, la vedete, vedete? Ecco, questa zona qua è la zona nel Mare della Tranquillità dove effettivamente atterrò il primo lander a bordo gli uomini, i primi esseri umani a mettere piede sulla Terra. E a questa zona sono stati dedicati, appunto, ai nomi di Armstrong, Collins e Aldrin, sono stati dedicati dei craterini della zona, ok? Altra cosa sempre interessante che mi premeva farvi vedere è un altro oggetto, e quindi dove sono atterrati successivamente, diciamo, gli americani con successive missioni.
e vorrei farvelo vedere attraverso quest'altro documento. Vedete? Ecco, in questa zona Luna 2 è atterrata, vedete? Luna 2 in alto sulla destra. Poi c'è una zona un po' più in basso dove atterrò Apollo 18 e poi Survivor 6, vedete? Queste sono le zone della Luna interessate dalle attività più significative, no? Dal punto di vista della presenza umana. E vabbè, questo era per dedicarvi anche un attimino quello che è appunto l'aspetto legato all'attività umana nella Luna. Ecco, volevo farvi vedere due immagini, secondo me molto molto interessanti, molto belle. Intanto una è la comparazione Luna-Terra, così avete un'idea, no, di quanto è grande la Luna rispetto alla Terra e soprattutto, grosso modo, che influenza ha la Luna sulla Terra, no? La Luna sulla Terra ha una certa influenza. E sappiate che la parola influenza arriva proprio da questo, arriva dalla credenza popolare che in passato, naturalmente, che la Luna avesse un'influenza diretta sulla Terra e quindi naturalmente in qualche modo questo aspetto legato alla tradizione popolare vige ancora adesso. E guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. E quindi sappiamo che questa parola influenza deriva poi da questa cosa popolare. Ecco, volevo farvi vedere se ci riesco a condividervi ancora appunto questo documento sulla dimensione della Luna rispetto alla Terra, che è di circa un terzo del un quarto del diametro terrestre, se non ricordo male. E eccolo qua, vedete? Non so se la vedete, sì, la vedete, ok. E ecco, così magari la vedete più grande. Ecco, la forza di gravità nella Luna è sostanzialmente un sesto di quella terrestre. Se io pesassi 60 kg sulla Terra, diciamo, la mia massa sulla Luna sarebbe 60 kg sempre. Ma dal punto di vista della gravità, essendo un sesto, il mio peso, la mia forza peso sulla Luna sarebbe di circa 10 kg. Quindi in sostanza, se io fossi sulla Luna e pesassi sulla Terra 60 kg, sulla Luna peserei soltanto 10 kg. Potrei fare dei balzi molto alti, molto lunghi, eccetera, eccetera. Ecco, dal punto di vista della formazione della Luna non si sa ancora di preciso, diciamo, come è nata la Luna. La ipotesi assolutamente più accreditata è che questo nostro grande, gigantesco satellite meraviglioso sia effettivamente frutto di una collisione tra la Terra e un altro, oggetto molto grande, compatibile con le dimensioni di Marte. Queste sono le ipotesi. Ebbene, da questo scontro violento, un pezzo di pianeta Terra, stiamo parlando dei primi anni di formazione, di terraformazione, quindi quando ancora la Terra era un ammasso di materia calda, esplosiva, era una palla di fuoco quasi. Ebbene, quando questo è successo anche che appunto probabilmente un impatto disastroso con la Terra ha generato una quantità di massa di materiale che si è distaccato e che poi ha iniziato a gravitare attorno alla Terra. Questo pulviscolo, questa polvere, questa massa, questi detriti per aggregazione piano piano, per accelerazione di gravità e quindi per forza gravitazionale si è aggregata e si è unita compattandosi in quella che oggi è la Luna. La Luna, il nostro satellite, che è anche uno dei più grandi satelliti del sistema solare, è un oggetto sostanzialmente morto. Ha una sua crosta che nelle parti più profonde è circa 100 km, nelle parti meno profonde 50-40 km.
ha una crosta e poi ha un altro mantello sottostante e poi un nucleo. Ebbene, pare che ultimamente gli americani hanno fatto delle ricerche e pare che abbiano scoperto che al polo sud della Luna ci sono dei crateri contenenti dell'acqua in forma ghiaccio. Questo è un elemento estremamente interessante perché pare che le prossime missioni umane fuori dal pianeta Terra possano nuovamente essere indirizzate verso la Luna. È stata di nuovo ripresa un po' di mira dopo tanti anni in stato di abbandono. Chiaramente ci sono missioni su Marte che sono estremamente più interessanti in questo momento da parte dell'uomo che ha già portato su Marte diversi rover e robot. Però la Luna resta comunque un territorio interessante da esplorare. Nelle missioni future l'uomo si vede partente dalla Luna per andare ad esplorare ulteriormente lo spazio. I problemi tecnici e scientifici da affrontare per la vita umana nella Luna sono tantissimi, ma quello dell'acqua sarebbe un elemento estremamente importante, perché se esistesse l'acqua in qualche cratere, in qualche bacino profondo, allora molto probabilmente noi saremmo in grado di sfruttarla per generare ossigeno, aria da respirare e naturalmente anche acqua da bere. E quindi non sarebbe così gravoso portarsi dell'acqua direttamente da terra per andare a fare attività, diciamo, di costruzione e o manutenzione sulla Luna. Tenete presente che un'infrastruttura sulla Luna imporrebbe delle misure incredibilmente ristrette agli esseri umani. Basti pensare che non esiste neanche l'atmosfera terrestre a fare da filtro contro tutte le radiazioni solari. Il vento solare e tutte le radiazioni solari immergono, investono la Luna ogni giorno da miliardi di anni. E hanno bruciato il terreno lunare. Il terreno lunare ha questa caratteristica grigia, di colore grigio, perché è ricoperto da questo strato di polvere di finissima, credo che si chiami regolite, se non mi sbaglio. Comunque, è una sostanza, un minerale di cui è costituita gran parte della superficie lunare e che ha questa caratteristica molto riflettente, ok, alla luce del sole, ma di colore grigiastro. E quindi chiaramente la Luna, come dal nostro punto di vista, dal nostro punto di vista osservativo, da noi terrestri, ci appare come un colore grigiastro. E in talune circostanze possiamo osservarne un po' meglio i dettagli, come vi dicevo. E una di queste circostanze è proprio questa sera. Guardate che meraviglia il dettaglio su questi crateri. Io ve li faccio vedere un pochino più da vicino. Scorriamo insieme, andiamo verso sud. Guardate che meraviglia questi crateri, che bellezza. Ecco, tenete conto che, come vi dicevo, i crateri che vedete un pelino più grandicelli sono dell'ordine di 100-200 km di diametro, quindi sono oggetti veramente molto molto grandi. È un po' come dire da Genova alla Spezia, quindi anche di più. Ecco, quindi stiamo parlando di oggetti molto molto grandi. Ora, noi stiamo inquadrando la Luna con un telescopietto, che è un telescopio adatto per fare fotografia astronomica, non per fare osservazioni in particolare, i dettagli lunari, eccetera. Per una prossima occasione userò un altro strumento, che è il LX90, Advanced Ecometry, quindi con una sostanziale appiattimento, cioè non abbiamo problemi di, diciamo di natura ottica neanche a bordo campo, quindi le stelle sono punti fissi anche a bordo campo, un dettaglio, una nitidezza straordinaria, un specchio di 254 mm di diametro, una tecnologia, diciamo, con soluzione ottica Schmidt-Cassegrain sostanzialmente, e per gli appassionati, per i tecnici, è un rapporto F10, quindi la lunghezza focale di 2500 mm, così com'è nativa, rapportata al diametro dello specchio, che è 254, produce un ingrandimento di circa 98 volte, quindi circa 98 ingrandimenti così già di suo, senza adottare oculari che introducano ulteriori ingrandimenti, eccetera, eccetera. E quindi con quel telescopio, naturalmente, l'osservazione della Luna viene fatta più nel dettaglio, ma non saremmo in grado, per esempio, di vederla interamente come la vediamo
se io faccio questo lavoro, vedete? Quindi questo telescopio ci consente di avere una visuale d'insieme della Luna e attraverso il software, attraverso la camera astronomica, che ripeto, sono occhi digitali che hanno una grandissima sensibilità, siamo in grado tranquillamente di osservare la Luna nei dettagli più belli. Io credo di avervi fatto vedere già qualcosa di interessante questa sera. Io credo che non ci siano moltissime altre cose da dire, anche se ne potrei dire molte, molte altre. Voglio ancora farvi vedere una luna che io ho ripreso proprio ad aprile e che ritengo sia, scusate, questa è una fotografia fatta con il MID, sì, ecco, magari vi condivido questa. Vi voglio condividere una fotografia che mi pare molto carina. È una delle tante che ho fatto con il MID, però quindi con l'altro telescopio, quello che, di cui vi dicevo essere un pochino più potente, eccetera, eccetera. Ecco, non so se la vedete, immagino di sì. Questa fotografia l'ho scattata in aprile 2018 con una reflex connessa direttamente al tubo ottico del telescopio MID, quindi quello con una grande apertura, una lunghezza focale notevole. Vedete che meraviglia che è questa fotografia, che dettaglio incredibile, e non è ancora spinta negli ingrandimenti, anzi. Adesso, sempre per tornare alla nostra Luna inquadrata, che io vi continuo a offrire, vedete, guardate che meraviglia, adesso si sta un po' spostando, quando si sposta così è perché la montatura perde un attimo il controllo della montatura, ma ho già ripreso il controllo. Ecco, vedete che meraviglia questa luna? Ecco, questa è la luna osservabile con un rifrattore. Possiamo modificare il guadagno, vedete? E quindi la camera astronomica reagisce con i suoi sensori di conseguenza. Aumentando e diminuendo questi parametri, abbiamo qui un istogramma che ci racconta un po' come è esposta l'immagine, quindi vediamo benissimo che l'esposizione va un po' abbassata, possiamo scendere anche un po' di guadagno e magari tornare un po' su con l'esposizione. Vediamo un po' cosa succede, ecco, qui aumenta un pochino il contrasto, vedete? Poi ci sono altri controlli, display control, quindi può aumentare il contrasto, vedete, o diminuirlo. Ci sono altri controlli che riguardano la luminosità, la saturazione, la gamma, eccetera, eccetera. Ci sono i controlli che riguardano l'acquisizione dell'immagine. Ci sono i controlli che riguardano i parametri con i quali acquisiamo l'immagine. Quindi, se il formato in uscita del file che andremo a salvare è un RAW 16 o RAW 8, quindi chiaramente 8 bit e 16 bit c'è la metà o il doppio delle informazioni, e poi altre caratteristiche ancora. Voglio offrirvi ancora qualche ingrandimento su questa luna, bellissima, questa zona dei mari, qua, ecco, magari proviamo a selezionarla così, ve la offro con questa selezione, eccola qua, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Questo è ciò che vede la telecamera adesso. Il nostro telescopio a disposizione in questo momento mette a disposizione proprio questa immagine. Adesso voglio farvi vedere un'altra immagine, sempre catturata da me, questa volta del cratere Clavius, che secondo me è bellissimo. Questa è un'immagine che ho catturato i primi di questo mese e così ci tengo a farvela vedere perché secondo me è veramente bella. Guardate un attimo. Ecco, ve la condivido un secondo. Il Clavius è particolare perché è un cratere, guardate che meraviglia, guardate. È un cratere che, come vedete, al centro del cratere Clavius c'è una serie di crateri che formano una sorta di spirale perfetta. Questa situazione è una situazione sostanzialmente casuale, ma è meravigliosa se la osserviamo. È veramente un disegno meraviglioso, strabiliante. Questo cratere si caratterizza per avere questi crateri al suo interno aventi questa forma.
E io trovo che sia veramente molto bello. Un altro cratere molto bello, adesso vi faccio vedere un tris di crateri, secondo me bellissimi, intanto vi torno a condividere la luna e ve la faccio vedere nuovamente tutta intera, eccola qua. Guardate che meraviglia questa nostra luna, che offre questa meravigliosa, parte di sé, illuminata. Non siamo ancora al 50%, le previsioni per i prossimi giorni non sono sicuramente favorevolissime, quindi non siamo sicuri di potervi offrire poi la luna al 50%, ma quello che stiamo vedendo già adesso è veramente molto 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 bello. Guardate che meraviglia. Adesso un po' bruciata, la abbassiamo un po', ecco qua, guardate che meraviglia. Guardate il dettaglio di questi crateri. Torniamo a osservare anche il dettaglio qua in basso, guardate che belli. Ecco, nel frattempo vi faccio ancora un'altra condivisione. Mentre voi osservate la luna, io volevo condividervi Nubius Clarius, che vi ho già fotografato, vi ho già proposto, che ho fotografato, non tris. Di crateri che sono Ptolemaeus, Alphonsus e Arzachel. Questo è, secondo me, davvero un tris meraviglioso che vorrei che vedeste, e quindi ve lo faccio vedere. Secondo me vale proprio la pena di essere visto. Vediamo. Un attimo, allora devo prima prendere il documento, è qua, ok, e quindi vediamo se riesco a condividervelo, spero di sì. Non ci sto riuscendo. Proviamo di nuovo, ecco, forse ce la facciamo, ecco. Quello che voi vedete adesso è uno scatto che ho fatto sempre con la camera astronomica su questo tris di crateri meraviglioso. Guardate il dettaglio in particolare. Intanto, come vi dicevo, molti di questi riportano questa specie di goccia, no? Dovuta all'impatto, vedete, al centro. Ma poi ci sono, guardate questo, il Ptolemaeus, che è il più grande di questi tre, questo qui, che ha al centro, appunto, al centro ha questa zona, cioè non è proprio al centro, però c'è questo magnifico craterino qua, lo vedete? È veramente fantastico questo tris. Io credo che sia di una bellezza incredibile. Non so cosa ne pensate voi, ma secondo me è veramente, veramente molto bello questo cratere. Ecco, questo è un tipico scatto che si può ottenere con una camera astronomica connessa al computer e un telescopio avente una lunghezza focale almeno di 2500 mm. Nel mio caso specifico, non usando ulteriori ingrandimenti, eravamo su 2500 di focale. Benissimo, torniamo ancora un attimo sulla Luna in tempo reale, che è lo scopo della serata nostra. Eccola qua, ve la rimpicciolisco un po'. La portiamo un pochino più in esposizione, stiamo perdendo un pochino di qualità dell'immagine, presumibilmente perché c'è un mezzo attraverso il quale il telescopio sta osservando, probabilmente si sta frapponendo piano piano un altro oggetto e piano piano la Luna mi verrà nascosta. Bene, io direi che questa serata si conclude qua. Avete visto cosa si può fare con un telescopio connesso ad un computer attraverso una camera astronomica, quelle che sono le qualità che ha il telescopio e il software che è in grado di farvi vedere effettivamente dei dettagli davvero davvero belli. Ecco, in ultimo volevo farvi vedere anche che cosa significa usare un software di gestione, diciamo, dei telescopi e soprattutto di gestione del cielo, eccetera, eccetera, per comprendere meglio
sostanzialmente come si farà a individuare gli oggetti, eccetera, eccetera, beh, bisogna usare una sorta di planetario. Ecco, l'immagine della Luna degrada perché, come vi dicevo, c'è tra il telescopio e la Luna, in questo momento si sta affacciando il bordo del muro, quindi direi che non potremo più osservarla. Diciamo ciao alla Luna, il nostro astro cocktail si conclude qua. Vi faccio vedere solo così per il piacere di sapere come funziona. Ecco, questo scusate, è un planetario, un software planetario. Si può appunto Ci si può spostare all'interno del software planetario che fa vedere il cielo in questo istante. E qui c'è il crocicchio del telescopio, vedete? E naturalmente è in grado di puntare a comando sostanzialmente un qualsiasi oggetto del cielo che noi vogliamo, scegliamo qua tra quelli disponibili. E tutto questo si può fare, diciamo, remotamente oppure anche utilizzando dei cavi, come nel nostro caso. Quindi io penso di avervi detto molto, di avervi raccontato un po' tutto quello che potevo raccontarvi in questa serata. Mi auguro che questo astro cocktail a base luna vi sia piaciuto. Se è così, mettete un mi piace. E Mirko Massone di Polaris Genova ha concluso l'astro cocktail in vostra compagnia, spero piacevole, spero che vi sia piaciuta e vi ringrazia per aver, come dire, seguito questa diretta. Grazie e alla prossima.